Bene, salve a tutti! Buongiorno! Buonasera! Ma è giorno ancora? C'è brutto? C'è brutto, ma è giorno! Oggi siamo qui con questo brutto soggetto che avrete sicuramente visto in uno dei miei video in cui faceva da aiutante particolare perché lo abbiamo intravisto in un video in cui mi teneva, mi sorreggeva la vaschetta del liquido di raffreddamento sì, e. Gli mostravamo, gli mostravamo, ragazzi, perché lui non lo sa, ma gli mostravamo le fontanelle che riesce a riprodurre un, eh, uno zippone, un, uno ZIP 180. 180. Così, eh, sì, vedendo queste bellissime fontanelle, ho deciso di acquistare anch'io un fantomatico ZIP SP quindi, 180. Quindi, aspetta, aspetta, quindi, signori. So, oltre, a Matteo, oltre a Matteo, che ha provato il mio Zip, no. alla festa di Molinella, anch'esso, anche quest'uomo, ha testato, o meglio, ha messo il suo sedere sulla sella del mio Zippone E precisiamolo che Faro era molto molto impaurito da questo Esatto, esattamente, <ride> anche perché no, quando uno va a provare lo scooter di un altro, di solito dici, ok... Va con calma poi magari ci spalanca nel mentre Invece io vedo questo soggetto che parte a cannone con lo scooter in impennata E, e poi non mollava mai il gas Faceva delle staccate da 50 metri prima della curva Con i freni che con le pastiglie sinterizzate faceva... E io ero lì che tremavo perché non... c ho, c ho lo zip che vabbè lo tengo come un oracolo Ma a parte ciò insomma quindi ha deciso di, di acquistare anche lui lo zip dopo aver provato il mio e cosa hai portato a casa, dunque, vediamolo, vediamolo. Un Bellissimo zip SP 150, Allora l'ho già fatto, già fatto. Diciamo, spieghiamola bene. Allora, ha cercato inizialmente uno zip SP, sì. ma non trovando nulla, tra eh, l'altro, non era tanto lo zip SP, ma era tanto il bloccone che era faticoso da trovare da solo, e a un buon prezzo. Esatto, ha optato per questo brutto soggetto qua, che adesso vi faremo vedere dove dov l'hai recuperato? Questo qua sono andato a prenderlo ad Arezzo, mi sono fatto 250 km da casa mia con la mia bellissima 106, che vedrete forse in qualche video di pizza. <ride> e niente, sono partito da solo, di mattina, sono arrivato lì, l'ho visto, mi piaceva, mi sono messo d'accordo, l'ho comprato, l'ho smontato e vi, fare, vi farò vedere anche le foto più avanti, l'ho smontato. E l'ho caricato dentro il 106. Ovviamente. Esatto. Perché è questa poi la, la parte più bella della la parte storia. Ignorante della storia. è ovviamente. Caricare lo zip SP intero dentro la macchina. Perché, no, sì, poi dentro che macchina. Esatto. Quindi il signorino è arrivato là, dopo averlo acquistato, è andato dal vecchio proprietario e gli ha detto: Ascolta, mi fai smontare lo zip sì, che no, lo devo no, caricare vero. in. Ascolta, io ti dei i soldi però me lo smonti eh Ecco No no no, me lo sono fatto, fatto smontare E quindi si sono messi la in garage a smontarlo Dopo è arrivato a casa e l'ha rimontato Bene, bando alle ciance Facciamo la presentazione adesso di questo nuovo mezzo Allora, prima cosa Le griglie le, le ha persi in una sparatoria. Ah, <ride> le ha persi in una sparatoria. Perché, qua, come vediamo, punta da. Cos'è la punta da 16? Questo <ride> Più o meno per, per, per riscaldare meglio Ferrara. Perché ricordiamo <ride> bene: ricordiamo bene che noi mettiamo il doppio radiatore perché così possiamo andare a fare il bagno a maggio a giugno, esatto, no? Ecco. A Esattamente, quindi fori fatti da un minatore, poi fanali. Omologati, <ride> <ride> vediamo qua. Lampadine WiFi perché <ride> non le hai. Oh. Wifi, d'accordo, vernice nuova. Guardate, mi si attacca addirittura la Puoi roba. La gomma sulla... Super Slick? Aspetta, credo. aspetta. Poi andiamo giù, parafango. Wi-Fi perché, perché è per andare in mezzo ai campi questo, sì, sì, sì. quando vecchi le ti si intrigano <ride> sotto e le pigli tutte, bene bene, poi vediamo un po', gomma, gomma qua È una super slick questa qua, nuova è direi, una sleek guardate, una slick tagliata da enduro, guardate, nuova, perfetta, la voglio, la voglio al posteriore questa Cerchi, bei, cerchi dai, belli ma se notiamo bene, notiamo delle tracce di nero perché Alan questi cerchi sono... hanno delle tracce di nero? Hanno anche delle tracce di muffa se per quello Oddio <ride> non si sa Verniciatore che... bluetooth qua? Sì anche secondo me Bluetooth però perché non ha tirato via tutto Poi poi aspetta vediamo un po' Sospensione bitubo Ma è un po' marcio Chissà se perde olio, perde la mamma, la sorella. Per me perde un po' tutto qua. L'ha tra... già perso. L'ha già perso, esatto. Forcella, boh dai, nei limiti dell'immaginabile. Poi. Andiamo a vedere qua. Gas rapido Pro Tapper. Pro Tapper. Pro Tapper. Pro tapper. Vediamo se... Ri... Oh, ritorna bene, ragazzi. Guardate qua. Tac. Poi. Questo, questo è il pezzo forte. Questo. Cos'è Alan? Come, non so come descriverlo. Guardate, guardate. Eh, Appunti di ruggine è stato lavorato, secondo me. Sì, ma da chi? Un po' da tutti. Eh, è, po da tutti <ride> <sì>. <ride> è stato un po' lavorato da tutti. <ride> bene, poi strumentazione Anche lei, WiFi WiFi wireless, impianto elettrico wireless. Perché tutto. ricordiamo bene che con questa strumentazione, qua, la micro. Cosa vuoi che sia? Sì, Con questa vedi tutto. Vedi dove vai, quando torni, a che ora ha preparato la pasta la mamma, quando ti chiama la nonna. Qua c'hai il computer di bordo, vedi qualunque cosa. Poi, aspetta, aspetta, pure facciamo girare da questa parte. Boh, freno. Che non frena e che ritorna bene. Guardate, freno, freno, ritorno. Wow, spettacolare. Poi, va bene. Boh, pinza, spurgo. Vediamo com'è fatto qua. No, spurgo a posto. In questo caso a posto, quindi Alan non ha bisogno di vedere il mio video su come fare lo spurgo. Bene, poi dai, arriviamo alle cose interessanti. Allora, bloccone. Questo bloccone 150, come abbiamo detto, hexagon. da hexagon, d'accordo, carburatore. Mikuni valvola piatta pro racing Attima. lavorato dalla Malossi e Polini In realtà questo qua è il Mikuni originale, il 20 e mezzo del, del coso mezzo. Sospensione bitubo, quella più scagliona, <ride> Poi, fascetta per tenere tutto supportato, sì, per tenere incentrato il blocco Perché dovete sapere ragazzi che a differenza di Luca, io sono uno che è fissato molto col peso quindi al posto di mettere delle viti io metto delle fascette. Esatto. La prossima volta ci metterà il fil di ferro, quello sottile, esatto, che così è pesa ancora, ancora meno. Esatto. Bloccone, come vediamo, come vuole la tradizione, perfettamente in asse direi. Guardate, <ride> c'è la ruota che è mezzo spostata di due centimetri. Io voglio, voglio, vi faccio vedere il telaietto. Questo qui l'ha fatto un, un salame sicuramente, Col solito che avrà girato e tagliato e limato. solita roba, guardate. Vibrassini da ammassarci. Fanale... Anche lui... Ce l'hai però il fanale? Eh, non te l'ha dato. Ho solo la parte grigia. Ok. Quindi fanale e wifi. Poi... Occhiello. Okay. L'occhiello. Marmita Maxi ZX. Guardate. Made. Guardate. Leo Vince ZX è Made Nuova è una signora marmitta no ma falla vedere dietro qua la devi far guardate. vedere la ZX che tutti col 50 volevano l'hanno fatta anche per il bloccone guardate del una nuovo del nuovo. Nu nuova <ride> <ride> Cosa ci, ci ha mangiato qua le nutri ci hanno fatto il pasto le nutri qua su <ride> bene poi aspetta pure vediamo vediamo cosa c'è bene scella. Perfetto. Apriamo, apriamo questa cella qua. Chiave. Chiave nuo, nuova. Sì, nuovissima. Nuova. Guardate, guardate come gira bene. Non gira, non gira neanche, ma va bene. Ok. Bon. Il mio spettacolare sopra. Ah, aspetta, cella. aspetta. Tappo. Ah, tappo quello farlocco gasoline che perde. Tappo <ride> farlocco. Olio. Wow. Mai visto, mai visto, sarà grippato. Olio. Perché lui non li faceva la miscela. Lui ha tenuto un miscelatore sì, ma sì, senza sì, olio sì, perché no, no. è finirante. Oh, sottosella, sottosella, allora, cosa ci abbiamo qua? Chiavi, perché col bloccone le chiavi non possono. No, non ho toccato niente qua. Non voglio sapere che cosa ha visto questo fazzoletto. Non, ne... no, non voglio sapere niente, lasciamo stare. Poi arriviamo al più bello. Cilindro originale 150 nuovo perché <ride> io credo che quella macchia verde che vediamo sul cilindro sia qualcosa di legato a questo però non voglio dire niente non voglio sapere niente collettore homemade saldato quindi alluminio saldato come vediamo il racing team anche quello esatto poi più, più 20 cavalli questo eh. circa ok chiudiamo direi che abbiamo fatto anche questo Davanti, bobina, centralina, centralina iniettore, bobina, iniettore <ride> carburatore 150. <ride> Vediamo questo bellissimo filo da elettricista. Questo eh, è un po' quello che facevano gli elettricisti negli anni 80, no? Per, sì. mandare, per mandare in eh, in, ma, in massa, massa l'impianto elettrico di casa, lo collegavano ai tubi del lavandino. Quindi direttamente andava giù. Poi, un po' una piega. Sportellino anche lui bucato dai minatori. Aprici lo sportellino. Eh, bella domanda. No! Non ci ci ha messo. Ah, giusto. Perché ovviamente ovviamente senza chiave. Derivazione ha rubato. No, apriamolo, apriamolo. No, facci vedere per noi. Aprilo, per favore. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa c'è dentro. Io c'ho paura. <ride> Aprilo con calma perché è un momento di suspense. Oh, oh! oh! vediamo. Beh, dai, c'hai! Raffreddamento passivo Meno 0.2 gradi, gradi Perché non fa di più Esatto Doppio radiatore saldato in modo egregio Come vediamo Abbiamo un radiatore da zip E un altro radiatore Credo che sia da runner Modificato da zip Ma comunque sono tutti uguali Vaschetta originale Bene dai Direi che la presentazione Un po' è stata fatta Manca ma, parte finale. ma adesso vogliamo vedere Ma sto scooter qua a parte Alan? Non lo so, sinceramente. Non lo sai. Allora, dai, proviamo. Dobbiamo vedere più che altro se resta in moto. Proviamo. Facci sentire il sound di questa Maxi ZX. Aspetta, aspetta, che mi metto dietro. Vai. Possiamo andare, ma. Vai, paciccia Bravo. Eh, quasi, vai. Sentite, arranca, ma non molla. Eccolo, bloccone.

Era carburato si bene, si insomma. Dai, dai, accendilo no. senza aria. Facci sentire. Non si accende senza aria. Facci sentire come era stato carburato. Facci sentire senza aria. Vai, accendi. Grippalo, così. Oh, oh. Peni che qua. Qua la, la gente. La gente sì. ringrazia. La gente ringrazia. Bene. Allora, detto ciò, è arrivato finalmente il, il nuovo mezzo. Oltre a Matteo, abbiamo anche Alan. In questa di Ferrara. Con di Ferrara. questo. Super mezzo ignorante e niente, a breve faremo qualche lavoro di restyling perché qui purtroppo sì. non troppo è eh, perché lui, lui ama le fascette, io sì, amo le fascette, esatto. però i fanali sono d'obbligo. Tu dici? <ride> io sono così sicuro. Beh, vedremo e, e niente, dai, quindi vabbè ecco, altra cosa, altra cosa targa. Ah, vabbè, anche la targa è... Wi-Fi Beh, anche quella non è d'obbligo, ma no, <ride> cosa c'è per andare in posta a consegnare i pacchi, le I cose a consegnare. Cosa consegni in posta, Alan? Cosa consegni in posta? Gli atti giudiziari. Gli atti giudiziari. <ride> <ride> a posto, va bene, dai. Allora, da faro e Alan è tutto. Se il video vi piace e volete seguire la saga di Alan, <ride> del nuovo zippone, seguiteci, iscrivetevi al canale. E un saluto. Alla prossima. Então, tchau, um tchau. <laughs>